su chi vieni già con la piena, vieni giochi a Milan, chi a Milan mica avevi trian, forse due hanno appena su chi, ma quando sono arrivati mi è il terun e gli scemi un fagot dal papà contro la valigia del cartone. Beh, ho visto che tanti case spiani fiuli giugà da cadere di tram sulla respingente den perdendo pure salta su con loro e dai respingente come in giostra mi ho visto con la via la gente. Era un gran scappale, era un gran sciupà, de caveri ul de felicità. E son chi, vieni già con la piena, vieni giochi all'uret, è un falchet, si sulle un rebelot, la città de farina è un casot, manca in sci, la me piazza anche in sci, il perché, sta città che è l'udente in dieci. E quan seri un fiolino non vista dal tram da casa respingente come in giostra volà proprio in cima la veri cantà uè su chi. Tutto combinato. Combinato? Tutto. Ti sei messo in buone mani, controllo tutto il giro. Tutto? Tutto, tutto. Radio, cinema, TV, discografici. I giradischi? Pure, pure. Insomma, televisione, jukebox, caroselli, arcobaleni, tic-tac. Nightclub, nightclub, cabaret. Mo. Calmo, eh? Caro Iannacci, tu devi affidare a me, perché affidando a me... devi preoccupare, questo dottore è veramente amico mio, non vede l'ora di vederci, ti sta aspettando. Ma che fai, guardi le fotografie? Tu sei un uomo veramente fortunato, questo c'ha tutto un giro, mo telefono. Caro dottore, Mentasti, parla Mentasti. Mentasti, Milano, Empoli, Napoli, Taranto, Ancona, Sassari, ancora Taranto e Imola. No, io sono a Milano. Mentasti, sì, ricorda? Non ricorda? Cinema, radio, i tic-tac. Lei è fortunato, dottore, in pochi minuti possiamo essere lì. Sì, io e il dottor Iannacci, Enzo Iannacci, il cantautore. Ah, non conosci. Ma vede, questo Iannacci c'ha anche il personaggio. Pronto? 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 È entusiasta. Sei fortunato. È il mio piccolo con due telefonate. No, no. Signori, signori, per favore bisogna aspettare. Abbiate pazienza. Un'ora. Aspettare tranquillamente. Non ci posso fare niente. Io no. Vediamo qua. Vedere in giro. Sì. Guarda la gente. Ma che un'altra volta? Che dove vai? Vieni qua. Senta, sì, dica. Dica un po' al dottore che c'è il signor Mentasti. Chi, scusa? Mentasti, Milano, Empoli, Napoli, Taranto, Ancona, Sassari. Vabbè. Mentasti, eh? A me la gente che non afferra subito mi irrita, mi secca. Sono seccato, ma mi irrita. Cosa fai, dottore? Signore? Signore, scusi, il dottore dice che bisogna mettersi in fila. Sì, bisogna mettersi in fila. In fila, che l'ha detto il dottore. Forza un po', in fila, signori, mettersi in fila. Ecco, in fila che facciamo un bello scorcio della canzone italiana. Ecco, grazie, benissimo. Un momento. Cantautori, urlatori, ritmici, melodici, confidenziali, in fila. Tu lei, vieni qua. In fila, che questa la mandiamo in tutto il mondo. Sorridete, prego, sorridete. Arigliano, sorride, per favore. Grazie, bravi, grazie. Caro dottore! Ma chi? Mentasti, dottore! Siamo anche in Napoli.
entità che non ricorda, tu siedi, rimuoviti. Non si ricorda, gli ho fatto del cinema, non so se... Sciuscià, dottore, sciuscià. Lei si ricorda quell'inquadratura lunga, quel campo lungo all'acqua bulicante, una donna con due bambini di cui uno biondo? Il biondo, dottore? Ero io, ero biondo poi. E poi? Uno spavento. Lei è fortunato, dottore, perché qui c'ho il cantante. E il personaggio, il cantante, eccolo qua, il personaggio. Personaggio, tira fuori il personaggio. Appunto, tira da fuori. Scusi, sa, dottore, il ragazzo è un po' legato, ma poi si scioglie e allora va. Va da solo, non lo ferma più nessuno. Vede, dottore? Lo vede come è legato? Ma vede come si sta sciogliendo nel contempo? Il ragazzo è disinvolto, sa? Il cane con i capelli, vede, quando andava per la strada si molleggiava, si passava davanti a una vecchina, si rimirava, si pettinava i suoi capelli, che erano finti, capelli, respirazione dei suoi capelli. Una parola. Le mie canzoni parlavano di storie di cani con i capelli, di persone che avevano perso l'ombrello e non c'era l'amore di lui e di lei, che sono lontani e dicono, torna qui da me. E sono tutte le vocine dei cori. No, queste cose nelle mie canzoni non c'erano, perché i tipi come lui e lei, con il loro amore, io non li conoscevo bene. Allora preferivo parlare della mia situazione, delle cose che conoscevo bene, delle cose che poi erano le mie. Era tardi quella sera stracca, che m'è venu bisogno mila franc per quattà una tratta. Domandami che avevi vergogna, domandai saveno a chi l'è, che era il Rino, le vera il Rino, su da insieme in di Bersaglier. Ma l'era tardi in quella sera stracca, disturba la gente, scusate poco, con Laura che il fiacca, la me scusa, sciura che il Rino, la che disa che il bersaglier, e il vengiò di scali in camisa, mi sorridi una conversa. Ciao Rino, scusa, è sulle tardi, ma in questa sera stracca, pure vi salutate. C'è mai bei tempi della guerra vacca, quante sere senza murusa, quanto andavo ma c'è mai ciò. Sì, Marino, che è un'altra roba, vanno via Rino, poi Rino, poi. Mi sapevi l'era tardi per disturbare la gente, c'è pa magari a fa l'amor, gente che la gai so impegno, si sì, ma infanca la guerra insieme, sotto i boom, boom tra i fusilati, bar più sen che un bel mila lira, in sacoccia di smentega. La 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 la. Insomma, nel giro, nel grande giro, nonostante l'aiuto dell'amico Mentasti, io non c'ero entrato, era difficile che ci entrassi, perché le mie canzoni destavano l'interesse e le reazioni che avete visto nel dottore del provino di poco fa, e un po' perché erano canzoni e sono giudicate ancora oggi canzoni strane, che parlano di gente strana, particolare, gente che si veste come capita, col paltò d'estate e con la giacchetta d'inverno, ma non sono mica degli originali. E non sono dei poveri, sono dei nullatenenti. E a Milano li chiamano barboni. Parlano sempre da soli, ma in milanese. E pur non essendo degli sportivi, portano le scarpe da tennis.
ma mi veri città. Tu me ami, e le randa fa il bagno. Per andare all'idroscalo, era lì, e l'amore lo colpì, e il pultaviscar del tennis, e il parlare per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il pultaviscar del tennis, il gavio due cidebù. Era il primo meno via, perché l'era un barbù. Un mestì, che l'era dre a parlà. E per lui, l'avea vista passà. Bianca e rossa, che pareva il tricolore. Da parlare, e il pultaviscar del tennis parlava del perlù, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il pultaviscar del tennis, e come due de boom, era il prima mena via, perché era un barbon. Un bel dì, bisogna che portiamo chi, ci arriva una macchina, ci viene giù uno che ci domanda. Ehi, ami. Sì, a lui. Ma se non è mica la strada a prendere la porta Fornalini? Non so se vuole prendere la porta Fornalini, scusa, sono mai stato nella porta Fornalini, grazie. La strada a prendere all'idroscalo la conosce almeno quella. Sì, idroscalo, lo so, è giù da lei, signore. L'accompagnamento è idroscalo, però anch'io sulla macchina, sono mai stato sulla macchina, mi porta che me sulla macchina, signore, grazie. Oh, sta la macchina, barbone, fanori. No, vengo qui, prendi lo scalo sulla sua macchina, signore. Guarda la sua macchina, non sono mai stato, grazie. Poi su sulla macchina. Bella questa macchina, signore. Sono mai stato sulla macchina. C'ho tutto. C'ho anche i freni. Bella macchina, signore. Ferma, signore, che io sono arrivato. Com'è arrivato? Sì, sono arrivato, che me lo so chi. Mi lasci giù qui che sono arrivato lì dello scalo. Un piacere. Che me la sa giochi. Fianca a me. Figo il mio grande amore, roba minima, si te roba de barbù, è il portaviscar del tennis, è il parlare per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, è il portaviscar del tennis, e che aveva due ste boom, era il primo meraviglia. Perché l'era un barbù. L'altro ha sotto un mic le cartoon. Gan guarda e pareva nessuno. Gan tuca e pareva che il dormiva. Lascia sta le roba de barbù. È il portaviscar del tennis, è il parlare per lui. È il portaviscar del tennis, perché l'è il raum, è il portaviscar del tennis, è il portaviscar. Vedi, lo sbaglio tuo è che credi di poter entrare subito nel grande giro, ma questo non è possibile. E sai perché? Perché tu sei un cantante per l'elite, per pochi. Pochi, ma buoni. Ma io non voglio essere un cantante per pochi. Aspetta, aspetta, qui subentra il Mentasti, perché sei fortunato, perché il Mentasti nell'elite c'ha le sue entrature, è vero? Artisti, scrittori, intellettuali. Basta un colpo di telefono, vero, basta un colpo di telefono e se non si arriva direttamente si arriva dall'alto come Falchi. L'elite ti ascolta, ti approva, ti lancia. Ascolta Iannacci, l'intelligenza milanese. Enzo Iannacci al premio Strega. Intelligenza. Sì, Vitorini, Pratolini, Pasolini, Arbasini, Bianciardini, Bianciardi. Bianciardi, chi è? Come chi è? È uno che canta, no? L'uomo c'è, col suo giro, il suo seguito, e poi paesano mio. Di Roma. Come di Roma? E non sei di Roma. Sembro di Roma, sembro di Roma perché ho fatto del cinema, ma sono maremmano.
Bah, andiamo a fare questa telefonata e comincia l'operazione cultura. Pronto, Sor Pianzardi? Non mi riconosce, sono Mentasti, non si ricorda, a Grosseto. Mentasti, il sarto, a Via dell'Unione, vicino al cancello di ferro, se lo ricorda. Come sta la sua mamma? Tanto buona la maestra. E c'è stata a scuola il mio fratellino, tanto buona. Certe bacchettate. E no, perché lui era birbante, vero? Sì. Me la saluti, Sor Pianzardi, me la saluti. Senta, non ci si potrebbe vedere fra noi maremmani, vero? Porterei un mio amico, Iannacci, Enzo Iannacci. Ah, lo conosce! Ti conosce? Sì, sa così, per un parere, una specie di consulto, vero? Una riunione fra noi maremmani, vero? Ecco, grazie, Don Pianciati, veniamo subito, eh? Aspetti che arriviamo subito, grazie. No, è molto, molto interessante. Intanto potremmo dire qualche cosa sul fraseggio dell'incipit. Hai capito? L'incipit. Voglio dire l'attacco, che è sempre assertorio nello Iannacci. Ah, è sempre assertorio. Voglio dire, quando Iannacci comincia una canzone, per prima cosa dichiara quale ne sarà il tema, l'oggetto. È un procedimento abbastanza comune nella poesia popolare, ma ce ne sono anche esempi illustri. Canta mio diva del pelì di Achille, canto l'armi pietose, e così fa Iannacci. Comincia col dire scusatemi, si scusa col pubblico, a differenza dei grandi poeti, ma vorrei raccontare. Sì, lui è troppo modesto, troppo buono, non dovrebbe, glielo dico sempre al ragazzo. Ma scusi, ma lei di dov'è? Come di dove sono? Sono di Grosseto, come Lea Padovani, Elsa Martinelli, gente di cinema. Ho capito. E poi bisognerebbe cercare di definire qual è la geografia poetica dello Iannacci, perché vede, lo Iannacci è un milanese tipico, cioè figlio di meridionali ed è cresciuto in questa città che sta, come lei sa benissimo, al centro del triangolo scarpario Varese, Vigevano, Tradate. Ecco perché l'attenzione dello Iannacci si punta tanto spesso sulle scarpe, sui piedi, che è un tic abbastanza comune anche nella narrativa contemporanea. Potrei farle qualche esempio, questo per esempio dal maestro di Vigevano. Era a piedi nudi Rino e io non riuscivo a levare gli occhi dalle sue dita. Rino teneva un piede sospeso per aria, di modo che glielo vedevo sotto, l'altro piede era normale. Oppure, un esempio preso da un romanzo storico, La battaglia sola. Ecco qua, lì per lì quelle scarpe mi parvero buonissime, ma bastò una notte passata al sereno con la guazza perché la pelle perdesse il cromo e diventasse tigliosa e dura, peggio del baccalà. E così anche Iannacci vada ai piedi, vada alle scarpe e possiamo dire che sicuramente farà molta, molta strada. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene come fosse mio fratello, stessa strada, stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia, ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi, a quell'ora sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, sono dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, io tantino, commissario, sono Armando. Picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici, buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi in tutto mi buttava dove asciutto, ma che dice che l'han trovato denudato, le sue scarpe già sbarbato, ma che dice che gli han trovato un coltello per volarla di sinistra nel costato. Commissario, sto coltello, non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Tantino, era quasi verso sera, c'ero dietro,
stavo andando, che si è aperta la portiera. Ho cacciato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. Io sto tiro, io sto tiro, sto tiro, tiro. Dal cabaret alla TV il passo è breve e anche questo il Mentasti l'aveva previsto. A parte il fatto che il Mentasti in TV c'ha il suo giro. Caro dottore, per l'intervista sullo Iannacci, tutto è a posto? La macchina c'è? La benzina ce l'avete messa? E vada, vada! Sì, sì. Ci troviamo, cari amici, alla periferia milanese, così cara alla poesia del Porta e del Manzoni, per cogliere dalla viva voce di personaggi autentici, artigiani, piccoli imprenditori, impiegati, impressioni e commenti. Ecco, per esempio, il signor... Cosimo Battilana! Ha detto Cosimo Battilana. Cosa ne pensa di Iannacci? Ho avuto la onore di servire nella mia barbieria nel settembre del 58 e sin da allora mi sono subito reso conto che era una gran brava persona. Brava, brava. E che ne pensa del cantante Iannacci? Non penso. In quanto che, datosi che per il mio lavoro io sono il lunedì di libertà, non ho avuto modo di sentire questo dottor Iannacci. Datosi che raramente canta di lunedì. Sì, sì. La mamma, la sua mamma viene sempre qui a comprare la pasta, il pane e anche il riso. E io ci domando sempre come va Lenzo, che è un mio amico. Ci domando se si è laureato e la mamma risponde no. Sì, mi piacciono molto le canzoni di Iannacci. Qui le suonano sempre, specialmente i giovani. E la mia preferita è Una lacrima sul viso. Cosa? Televisione. Ma che televisione, mica televisione. Tu vieni a parlarmi della televisione. Iannacci. Mai sentito Iannacci. Canta. Che io canto. Cantiamo tutti qui. Tutti. La barca, il giro e cantano. Cantano tutti. Te se no, perché te minga in gir, che per fa la spesa per me, perché gever mesura e arriva già in piazza del dom, gever en du tram, ma mi quanti in votur, tornaca de bottega, nascondi la cartela, di me strash e lasci la giacchetta, mette me diti, cammini per Milano e parte verso un show. Dite se no che tanti automobili di tutti i colori, di tutti i grandes, che pien de luce, che parvesa Natale e sura il ciel pien de biglietti de mila, che bel che il gade ves ves sciuri con la radio ne va in dell'armadio la turta per i fier che vegli in cade scola de truca da ghibisi che ti una travestina a ti te comprisca. Dite se no, ma qui schile è un parlà de stupid e buon duma de traciuc. Dite se no, ma quando te caressi la tua bella faccetta in scinetta me par deve essere un sciur che il gala radio ne va e dell'armadio la turta per i fior. Che vegli in cade scola, e tu cada ghivisi, e ti un'altra vestina, a ti te comprisca.
Avete visto? Lo hanno anche tradotto. Dicevano che Iannacci sarebbe rimasto un fenomeno milanese e invece da qualche tempo è quasi impossibile trovare Iannacci a Milano perché lo chiamano in ogni parte d'Italia. Sembra che il pubblico non possa fare a meno di lui. Una cosa è certa, che Iannacci non può fare a meno del pubblico. Perciò quando viene in televisione, dove il pubblico grande è invisibile e lontano, Iannacci si inventa un suo pubblico immediato, che è formato da questi uomini che ci lavorano intorno, dall'operatore, dai macchinisti, dagli elettricisti e da tutti noi che gli siamo amici. Ora, in collaborazione con il mio amico Mentasti, vi canterò la canzone del gruista schiavo delle glandole. Era un manovratore e quindi manovrava il gran pontone in ferro della gru. Lassù nella garitta lui sempre se ne stava, spostando le putrelle in su e in giù. Faceva andar la gru, perciò era un gruista, peso a 100 metri su nel cielo. Ma di lassù godeva di una gran bella vista e non scendeva mai neanche a dormire. Il gruista soffre di vertigini da quando si è scassato in gran simpatico. Gli si è sconnesso il metabolismo basale, e se discende la terra gli sembra ballare come un mare. Da un gruista schiavo della glandola, e non scendeva neanche la domenica, appollaiato nel cielo come un gatto su un melo, cercava svago spiando le donne del grattacielo. Buongiorno signorina, permetterà ai compagni a fare un bel giretto sulla gru. Per l'aria ce ne andremo come due cicogne, poi se vuole ci daremo del tu. Ci vengo malaperto, che sono un po' inibata, e quindi detto fatto monto su. La giostra gira, 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 la bella si è sbiancata. Senti questa, diamoci del tu. Siamo delle glandole, ma si intendeva molto di carruco, e con la sua garitta in mente in un baleno, giunse di faccia di un metro, anche me del suo bene. Era un gruista, schiavo delle glandole, adesso sta nel cielo con la sua svelta, sempre affacciato negli occhi del suo gruista, e bella vista affacciata negli occhi del suo gruista. Ora è una donna schiava delle glandole, e neanche lei gli scende la domenica, sempre affacciata negli occhi del suo gruista, che bella vista affacciata negli occhi del suo gruista. Quindi che arriva la posta, mi pare un'anca vera, ne senti ma ciama, ti scrivi qui tutto bene e mi
Mimi, son chi? Son chi senza di te? Lai, 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 lai. Te dice che te che la tus di fie che vengono in grande dalla malaga più che il mio fratello le propri bun e pensa a lui a tus cose son chi senza di te lai 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 lai. Tu scritti che son resta feri te manda un turun trifette panetun mi veri pensano che ti è quella che sei in busca son chi senza di ti vai, vai. Domani assalto lei grandi a chi capisce no che se andrei anda a muri tu scritti te veri ben e ti su chi senza di te, se mi interessa a me. Lai, 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 lai. A questo punto, a questo punto si tratta di fare una cosa importante e doverosa. Doverosa nei riguardi di questi miei amici. Questi miei amici che mi hanno accompagnato sino dagli inizi in questi miei lavori, a volte un po' matti. Però loro non sono matti, sono i musicisti illustri, sono molto bravi. Quindi è un dovere presentarveli e farveli conoscere. Si tratta di questo mio giovane amico che suona il pianoforte, l'organo si chiama Alberto Baldan. Faccio due scalini. Per presentarvi un altro giovane dal sorriso aperto le bacchette che è un batterista, un noto batterista che si chiama Leonello Bionda. La chitarra devo finire da questa parte. Ecco, mi sono già sbagliato perché tre volte che mi tocca di presentare questo altro mio amico musicista illustre, bravo, mi sbaglio. Si tratta di Giorgio Azzolini che suona il basso, il contrabbasso. Molto bravo, io l'ho visto che è bravo. Scendo, Questo è un musicista che suona un sacco di strumenti, quasi tutti, no? Adesso sono uno strumento di legno che fa i rumori particolari. È Gianni Zilioli, è veramente bravo. Dopo questa presentazione, che come ho detto era doverosa, perché è giusto che quelli che aiutano vengano presentati e fatti conoscere, vi devo cantare una canzone che mi piace molto. Una canzone che si chiama La forza dell'amore. Vin, di, tri. È vero, è vero, hai il cielo sereno, tanto valero, e bigliettini semi in due, dite sei una donna e mi supe, e se che guai d'alteri semati, allora per di che semi in tre, a Porta Romana, a Porta Vittoria, a Porta Vigentina, in Piazza Napoli, in Piazza Susa, in Piazza Martini, era il Mesio, che il tampinava, una bella mora, è appena uscito dall'Eurodeliri, a Butantan, a Butantan, la forza dell'amore, la forza dell'amore, la forza dell'amore.
pugno sul deck del dom. In controluce te pareve un uomo, un uomo incinto de quatermes, con la sotana te stava in clef. Uè, a Porta Romana, a Porta Vittoria, a Porta Vicentina, in Piazza Napoli, in Piazza Alzusa, in Piazza Martini, che era Mesio, che tampinava una filovia, e appena uscito dal neurodeliri, il Gabu Tantan, il Gabu Tantan, uè, la forza dell'amore, la forza dell'amore, tu cugnusi sul test del dom, ti teme di che sei tolu pelon, a me mi par che l'è del berlù, che il vegno chi che sarebbe in due, uè, a Porta Romana, a Porta Vittoria, a Porta Vicentina, in Piazza Napoli, in Piazza Le Susa, in Piazza Martini, che era il Mesio, che il tampinava, un ghisa, e appena uscito dagli eurodeliri, a Butantan, a Butantan. La forza dell'amore, la forza dell'amore, la forza dell'amore. Adesso vi canterò una canzone. Una canzone che vi mostrerà una faccia un po' insolita di me. Me che siete abituati a vedere come matto, come personaggio che viaggia sulla linea dell'assurdo, dell'astratto. Diciamo l'altra faccia di Enzo Iannacci. Una canzone per la quale mi hanno fatto uno dei più grandi complimenti, cioè dicendomi che si tratta di una canzone popolare. Invece non è una canzone popolare, è mia, l'ho scritta io circa 2 anni fa. Si chiama Sfiorisci bel fiore. C'è un fiore di campo che è nato in miniera, per soli pochi giorni lo stettero a guardare, di un pianto suo dolce sfiorì in una sera, a nulla le nere mani valsero a salvar. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. E un dì un bel soldato partiva lontano, fu solo per gioco che lui ti baciò. Piangesti stringendo la fredda sua mano, e rise con gli altri e il treno via andò. Sfiorisci bel fiore, sfiorisci amore mio, che a morir d'amore c'è tempo, lo sai. C'è laggiù in un prato una bella dormente, ma neanche un tuo bacio svegliarla potrà. Ma disperata